dopo la fine della guerra, i Lannister cercano faticosamente di tenere a bada i Sette Regni. Tyrion vuole parlare con suo padre Lord Tywin. Gli dice che dopo tutto quello che ha fatto per salvare la capitale dall'attacco di Stannis si merita una ricompensa. Ancora una volta, Lord Tywin gliela nega, ma capiamo perché il padre odi così tanto il suo terzogenito. Nascendo, per giunta deforme, Tyrion ha causato la morte della madre ed è questo che il padre non gli perdona. Finito il tempo delle battaglie, quindi comincia il tempo dei complotti. Senza troppo preavviso, i Tyrell arrivano nella capitale. In particolare, i due principi Loras e Mergery, rispettivamente amante segreto e vedova di Renly Baratheon, insieme alla loro vecchia zia, Olenna Tyrell, vero capo della famiglia. Essi vengono accolti da Cersei, e Mergery inizia a frequentare Joffrey, e sembra riuscire a conquistarsi le simpatie del crudele sovrano. Sansa Stark ne è molto felice, questo significa che forse non dovrà più sposare Joffrey. Non solo, addirittura Peter, in onore del rapporto che aveva con la madre Catelyn quando erano giovani, promette a Sansa che la riporterà al nord, a casa. Naturalmente, Peter in realtà vuole avere Sansa tutta per sé, proprio perché è sempre stato attratto dalle donne Stark. La vecchia Olenna e Mergery interrogano Sansa per scoprire quale sia il vero carattere di Joffrey. Sansa confessa la verità, e cioè che Joffrey è un sanguinario, ma le due donne non sembrano scomporsi troppo. Anzi, Olenna propone ufficialmente a Cersei che Joffrey si sposi con Mergery. Cersei sente puzza di bruciato, ma un'alleanza con i ricchi Tyrell è meglio di una con gli Stark, che fra l'altro, secondo lei, tengono ancora prigioniero suo fratello Jaime. Dato che non si fida, chiede aiuto a Peter perché scopra quali siano le reali intenzioni dei Tyrell. Peter intende però fare solo i propri interessi e assolda una spia omosessuale che va a letto con Loras, il quale confida soltanto che il matrimonio fra Joffrey e Mergery è ormai imminente. Tranquillizzato dal fatto che Sansa non ha più alcun impegno verso i Lannister, Peter va da lei per dirle che sono pronti a partire, ma Sansa rifiuta. Il rifiuto le costa caro, perché Lord Tywin si convince che i Lannister debbano stringere rapporti con entrambe le casate, gli Stark e i Tyrell, e per questo ordina 3 matrimoni, quello fra Joffrey e Mergery, quello fra Cersei e Loras e quello fra Tyrion e Sansa. Cersei e Tyrion sono ovviamente molto scontenti di questi matrimoni, ma non potendo fare niente per impedirli, finiscono a litigare fra loro. Tyrion la accusa di aver tentato di farlo uccidere durante la guerra contro Stannis, e Cersei rivela che non è stata lei a inviare il sicario, ma suo figlio Joffrey. Cersei gli promette che farà di tutto per contenere la crudeltà del figlio. Tyrion allora va subito dalla sua amante Shae, la quale gli dice che dopo il matrimonio fra lui e Sansa lo lascerà perché non vuole dividerlo con un'altra donna. Il matrimonio avviene poco dopo. Sansa e Tyrion si sposano, ma durante la cerimonia tutti gli invitati aizzati da Joffrey iniziano a umiliare Tyrion, che ubriaco e furioso minaccia di evirare Joffrey. Lord Tywin interviene e porta via Tyrion, che per gentilezza quella notte mantiene intatta la verginità di Sansa. Jaime Lannister e Brienne, durante il viaggio verso la capitale, vengono catturati da alcuni uomini del Nord, guidati dal perfido Locke, che gli spiega che sono uomini al servizio di Lord Bolton e che intendono riportarli indietro da Robb Stark. Quando stanno per stuprare Brienne, Jaime la salva, promettendo a Locke che la famiglia di Brienne darà loro molti soldi in cambio di riavere la figlia illesa, ma questo bluff gli costa la mano destra, che gli viene tagliata da Locke. Dopo la riconquista del Nord, Robb Stark riceve la notizia dal suo alleato Lord Bolton che suo nonno, governatore della città di Delta delle Acque, è morto per anzianità. Lascia quindi tutto in mano a Lord Bolton e va con sua madre Catelyn e la nuova sposa Talisa al funerale. L'intenzione di Robb Stark è quella di attaccare di nuovo i Lannister dopo il funerale. Rimasto da solo, Lord Bolton riceve Locke, che gli ha portato Jaime e Brienne. I due, rinchiusi nella stessa cella, entrano in confidenza e Jaime le confessa che si è pentito di aver ucciso il re folle molti anni prima. Lo aveva fatto perché era spinto da buone intenzioni, ma la morte del re folle per mano sua e la fine della dinastia Targaryen hanno portato soltanto in realtà guerra e instabilità nei Sette Regni. Inaspettatamente, Lord Bolton intende rimandare Jaime alla capitale dalla sua famiglia, a condizione che riferisca che la casata dei Bolton non c'entra niente col taglio della mano. Vuole però trattenere Brienne. Jaime quindi parte, ma pentito per averla lasciata lì nelle grinfie di Locke, torna indietro e la salva dalle torture di Locke, uccidendolo e portandola via con sé. Dopo il funerale, Robb Stark è costretto ad uccidere un altro suo alleato minore per una disobbedienza. Sconfortato, riceve consiglio da sua moglie Talisa, che gli suggerisce di tornare a casa e lasciar perdere tutto. Robb però rifiuta perché un simile gesto significherebbe ammettere ai Lannister che gli Stark si arrendono e quindi elabora un altro piano, attaccare i Lannister a casa loro con l'aiuto di Walder Frey. Per farlo, presenta le sue scuse formali con Walder Frey per non aver più sposato sua figlia e in cambio dell'aiuto promette di far sposare suo zio Edmure con la ragazza. Walder Frey accetta, ma a complicare le cose ci si mette un ritardo nella celebrazione, causato da una forte tempesta. Intanto, sul terzo versante della contesa per il trono, Davos non ha perdonato alla sacerdotessa Melisandre di aver mal consigliato Stannis e di averlo plagiato nuovamente dopo la sconfitta rimediata alla capitale.
Davos quindi cerca di uccidere Melisandre, ma Stannis lo scopre e lo rinchiude in una cella. Melisandre a quel punto comunica a Stannis che deve allontanarsi a tutti i costi senza dare spiegazioni. Mentre la sacerdotessa è via, Stannis cerca di socializzare con sua figlia Shireen, nata con una strana malattia. La bambina è molto amica di Davos e chiede al padre dove lo ha rinchiuso. Intanto, Melisandre ha raggiunto la Fratellanza senza vessilli, un gruppo di uomini che non vuole sottostare ad alcun sovrano e che sta aiutando Arya Stark e Gendry a ritornare al nord. È proprio Gendry che la donna vuole, mentre Arya viene catturata da Sandor Clegane, che vuole riportarla da Robb Stark e ricevere in cambio del denaro. Dopo averlo portato via, Melisandre rivela a Gendry che è il figlio illegittimo di Robert Baratheon e che quindi il trono spetterebbe a lui. Poi lo seduce e gli estrae del sangue con delle sanguisughe. Brucia le sanguisughe e lancia una maledizione, pronunciando i nomi dei tre usurpatori che stanno ostacolando la strada di Stannis verso il trono. Balon Greyjoy, Robb Stark e Re Joffrey. Finalmente Robb Stark, sua madre Catelyn, Talisa, Lord Bolton e tutti gli uomini del Nord si trovano nel castello di Walder Frey per celebrare il matrimonio fra Edmure e la figlia di Walder, Roslyn. La cerimonia finisce presto e inizia un gioioso banchetto. Gli sposi e gli invitati vengono poi portati via alla fine della festa e nella grande sala rimangono soltanto gli Stark, i Frey e Lord Bolton. È qui che Catelyn capisce che qualcosa non va, ma ormai è troppo tardi. Lord Bolton e Walder Frey si sono già messi d'accordo con Tywin Lannister. Walder Frey avrebbe ottenuto la vendetta per il matrimonio saltato e Lord Bolton sarebbe diventato re del Nord al posto degli Stark. Ecco perché Talisa viene uccisa mentre Lord Bolton pugnala a morte Robb Stark e un uomo dei Frey taglia la gola a Catelyn. Con Sansa ormai sposata a Tyrion e Arya e Bran persi nei boschi, questa è la fine della casata Stark. Arya e Sandor Clegane assistono alla scena da lontano. Arya si dispera e Clegane la porta via, ma intanto il primo dei tre nomi maledetti da Melisandre è stato fatto fuori. Alla capitale arriva la notizia. Sansa si dispera e Tyrion è sinceramente dispiaciuto. Lord Tywin gli dice che la mossa è stata rischiosa e ha avuto un prezzo molto alto, ma che ora i Lannister hanno un trono sicuro, l'alleanza dei Tyrell, l'alleanza dei Bolton a nord, e che il futuro figlio di Sansa e Tyrion diventerà governatore del nord in futuro. Bran, nel frattempo, ha avuto sempre più sogni premonitori e ha sviluppato la capacità di poter entrare nella mente di altri esseri viventi. Nella sua fuga è stato aiutato da Jojen e Meera Reed, due fratelli che lo hanno convinto ad intraprendere un viaggio al di là della barriera per imparare alcune arti magiche dai misteriosi figli della foresta. Theon, da parte sua, dopo essere stato sconfitto da Ramsay Bolton, è diventato il suo schiavo, torturato fisicamente e psicologicamente fino a diventare una nullità. Lord Bolton manda a Balon Greyjoy il pene del figlio, evirato da Ramsay, ordinandogli di interrompere i suoi progetti di conquista del Nord. Balon rifiuta, ma poco dopo muore. Anche il secondo nome maledetto da Melisandre viene depennato. Melisandre si convince che per far fuori anche il terzo nome, Joffrey, bisogna uccidere Gendry e sacrificarlo completamente al dio della luce, ma Davos fa scappare il ragazzo. Nel frattempo, nel continente al di là del mare, Daenerys e Jorah arrivano alla città di Astapor in cerca di un esercito. Qui un mercante di schiavi offre a Daenerys i suoi 8.000 immacolati. Daenerys è contraria ad avere degli schiavi, ma mentre riflette viene raggiunta da Barry Stanselmi, fedele capo delle guardie quando governava ancora Re Robert, che vuole appoggiare la sua causa per la riconquista dei Sette Regni. Daenerys alla fine si convince, comprerà gli 8.000 schiavi e la serva Missandei, pagando il mercante con il suo drago più grosso, ma al momento della consegna Daenerys fa uccidere il mercante dal drago e dice agli immacolati che potranno scegliere liberamente se restare o andarsene. Tutti la venerano e decidono di restare ed eleggono come capitano Verme Grigio. Il gruppo si sposta in un'altra città, Yunkai. Daenerys la conquista grazie ai mercenari chiamati Secondi Figli, guidati da Dario Naharis, che si innamorerà di lei. Daenerys ora ha un esercito, un popolo ed è diventata regina di Yunkai. Infine, oltre la barriera, Sam non riesce ad avvertire per tempo Mormont e gli altri guardiani che sono con lui, che vengono attaccati dagli estranei e uccisi. Mormont e i pochi superstiti si rifugiano da Craster, ma durante una discussione accesa, Mormont viene ucciso. Sam scappa verso la barriera con la sua amata Gilly, ma nel tragitto è costretto ad uccidere un estraneo abbattendolo con una spada di ossidiana. Infine, tornano alla barriera. Intanto, Jon Snow è ancora prigioniero dei Bruti. Ha rotto il suo voto di castità e ha iniziato una storia d'amore con i Greet, e si è conquistato a fatica la fiducia del capo dei Bruti, Ben Schrader, il quale ordina a Jon, ai Greet e a Tormund, il suo uomo più forte, di scalare la barriera e uccidere i Guardiani della Notte, per aprire le porte della barriera e far entrare i Bruti. Jon è costretto ad accettare, ma una volta scalata la barriera, tradisce i due, rimanendo fedele ai Guardiani, e li mette in fuga, ma rimane ferito da una freccia scagliata dai Greet, che in lacrime fugge via, giurando vendetta contro il suo amato.